Assessore D'Annuntis, cosa rappresenta questa riqualificazione per il sistema universitario teramano e abruzzese? Un intervento importantissimo che consente alla città di Teramo, all'Università di Teramo e a tutta la regione Abruzzo di poter accrescere il suo potenziale attrattivo nei confronti degli studenti che si iscrivono alle facoltà sia della regione Abruzzo che potrebbero fare altre scelte. Sarà anche un centro importante culturale per quanto riguarda il comune di Teramo e andrà fortemente a supporto delle iniziative che la regione Abruzzo sta facendo nel campo universitario anche attraverso altri interventi. Questo è un intervento che va completato nel più breve tempo possibile, sperando appunto di poter mettere a disposizione degli studenti e di tutto il territorio questo opera importante. Assessore, eccellenza e innovazione, questo nuovo polo universitario a Teramo, cosa rappresenta per il sistema universitario abruzzese? Beh, innanzitutto un punto di riferimento nella governance della gestione degli appalti pubblici, a cui va il ringraziamento al direttore generale oggi della Regione Abruzzo, ma prima dell'azienda al diritto allo studio di Teramo, al direttore Toni Sorgi, ma anche a tutto il Consiglio d'amministrazione, perché hanno saputo guardare con lungimiranza, hanno saputo intercettare fondi nazionali per oltre 22 milioni di euro, 14 milioni sull'edilizia residenziale. Teramo avrà 220 posti per lo studentato in strutture nuove, moderne ed antisismiche, perché il nostro territorio è un territorio fragile e quindi avere delle strutture all'avanguardia anche dal punto di vista della sicurezza ci pone sicuramente al centro di un percorso virtuoso.